Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi, con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti, direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. Autoagenzia Buldrighini. Presto, bene e ti conviene. Passaggi di proprietà. Targhe ciclomotori. Duplicati, rinnovo patenti di sede e tanto altro. Buldrighini è in via 27 agosto a Fano. Vuoi cucire e stirare? Claudio Baldarelli ha tutto ciò che serve. Vendita e assistenza tecnica a macchine da cucire industriali e per uso domestico di tutte le marche. Ferri e tavoli da stiro professionali e industriali. Ti aspettiamo in via Furlo 30 a Calcinelli. Anche quest'anno puntuali, come ogni stagione, torniamo con una nuova edizione di Guarda chi c'è. Quest'anno siamo alla 12ª. Negli anni vi abbiamo abituato a conoscere tanti luoghi e tante persone, non solo di Fano ma anche del comprensorio fanese, e anche quest'anno vogliamo farvi conoscere tanti volti e tante novità. Partiamo subito alla grande con una novità, perché per qualche mese la conduzione del programma sarà affidata a due nuovi volti, perché io lascerò la conduzione a due colleghe molto preparate e valide che in questa puntata vi vado subito a presentare. Quindi che vogliamo dedicare questa puntata a conoscere i nuovi volti delle conduttrici di Guarda chi c'è, e ve le presento subito. Loro sono Sonia Zanelli, buonasera Sonia. Ciao Silvia. E Tania Trebbi, buonasera Tania. Buonasera. Andiamo subito quindi a conoscerle. Io partirò da Sonia. Sonia che ha già un'esperienza giornalistica, vero Sonia? Sì, io ho lavorato e collaboro e ho creato una web tv assieme a alcuni amici. E con questa abbiamo realizzato diversi video e una piccola esperienza giornalistica ce l'ho. Benissimo, quindi sarà il volto che vi terrà compagnia, Sonia, nelle prossime interviste, nei prossimi luoghi che visiteremo di Fano, ma non solo. Tu Sonia di dove sei? Io sono di Sant'Ippolito, non siamo molto lontani da Fano, un quarticello. Adesso coi lavori ce ne vorrà un pochino di più però. Ma tanto comunque anche noi ci siamo aperti alla vallata, quindi anche noi non abbracciamo solo il fanese, quindi ci siamo un po' allargati come territorio, perché poi vediamo che siamo anche molto seguiti. Sonia, che cosa ti piace nella vita, che cosa fai? Allora, a me piace molto lavorare con i bambini, nel senso che io faccio dei progetti dove poi lavoro dentro le scuole, quindi realizzo delle redazioni di giornalistiche con i bambini, quindi gli insegno a usare la telecamera, il microfono, a relazionarsi con le persone e poi lavorare come un vero giornalista. E poi insegno danza creativa dei bambini anche, perché la mia passione è la danza e quindi seguo anche questo. Bene, altra appassionata di danza è sempre anche Tania, vero Tania? Sì, io fin da piccolina ho sempre ballato, è una passione che mi hanno trasmesso i miei genitori da quando ero piccola, infatti sono molto contenta di portarla ancora avanti oggi. Cosa balli? Latinoamericano. Bene, ecco che adesso mi sa che è anche molto in voga, sì, vero? Sì, ormai si sente latinoamericano dovunque per la mia felicità e quella dei miei genitori. Perché è vero, ecco, questa è una passione che hai ereditato dai genitori? Sì, da quando ero piccolina mio padre mi ha sempre fatto fare i primi passi e oggi si fa chiamare banderas e quindi continuiamo a
trovare il ritmo caliente tutti i giorni e quindi andiamo avanti così. Una cosa, ecco, molto, molto interessante. Poi magari se ci sarà modo in qualche locale vi vogliamo anche vedere, poi ballare. Tania, chiedo anche a te che cosa fai nella vita? E io attualmente sto studiando, infatti per me questa sarebbe la prima esperienza, però sarebbe un mettermi alla prova, io sono molto molto contenta. Bene, ecco, e ovviamente Tania, tu di dove sei? Io di Fano, Fanese Doc. Fanese? Io sono proprio di Fano. Genuina lei. È genuina, sì, è Fanese, la guarda chi c'è, come siamo noi. Bene, e poi andiamo avanti con Sonia. Sonia, che altri progetti hai, cosa porti avanti? Ci sono altre cose che ti piacciono? Io sono la donna dalle mille idee, quindi ne penso una e poi la voglio fare. Finché non la faccio, la devo fare. Cioè, non sono contenta. Quindi ogni tanto me ne viene in mente una nuova, ti dico adesso ho presentato un paio di progetti sempre con i bambini con il videogiornalismo e chissà se mi viene in mente qualcos'altro, vi farò sapere. Per creare piccoli giornalisti e futuri giornalisti, bene. Sonia, poi sei pronta per questa stagione? Io ci provo, sarà un po' un problema sostituirti, perché non so, penso di parlare un po' per tutte e due, no? Perché no, alla sostituire grande, Silvia dai. Sarà un po' un problema, però noi ci proviamo. Andrete sicuramente alla grande. E invece per Tania com'è stata questa esperienza? Sei stata chiamata e... Per me è stata completamente una sorpresa e lo è ancora oggi e lo sarà ancora domani, però ce la metterò veramente tutta perché è un'esperienza completamente nuova per me, però quando mi hanno chiamato ho detto devo mettermi in gioco perché fa anche parte del mio carattere mettermi in gioco e... Ce la faremo, dai, ce la faremo. Avevi già seguito il programma? Sì, lo seguivo, ogni tanto guardavo qualche puntata a casa, ogni tanto mia madre e mio padre cambiavano, quindi ogni tanto ti ho vista, sei veramente molto brava. Grazie mille e adesso io sono curiosa di vedere voi, vi aspetto con ansia e ovviamente volevo chiedere anche a Tania, quindi alla nostra sigla poi ti è piaciuta subito, vero? So che sì, te la cantavano sì, anche. Sì, me la canticchiavano, ce l'ho ancora negli orecchie che gira. Quindi è arrivata il primo giorno, ha detto del colloquio, ha detto ah sì, guarda chi c'è. Sono brave, però sono preparate tutte e due. Molto bene, quindi Tania sei pronta, carica anche? Siamo cariche, vedo anche Sonia molto carica, quindi andremo sicuramente alla grande, sono positiva. Quindi mi raccomando, ecco, vedrete questi due bei volti in questi mesi. Sonia, tu invece pronta? Carica. Pronta e ti dico, spero di essere all'altezza, quindi carica sono carica, spero di non scaricarmi. Hai qualcosa, non so, noi perché siamo andati forte sempre molto anche con i ristoranti, il cibo, ci piaceva, no? Tu ce l'hai questa preferenza. A me piace tutto, ragazzi. Sai, poi ovviamente senza nulla togliere agli altri, però sai, ognuno ha la sua inclinazione personale. Sono di buona forchetta, quindi non vi preoccupate, invitatemi pure, che io vengo. Molto bene, invece tu, Tania? Finché si tratta di cibo va sempre bene, tanto va mangiare bene. È uno dei piaceri della vita, quindi... Perfetto. Qualche festa poi va bene lo stesso, sì. Perché tanto voi ballate. Se quindi... ci mettono la musica è meglio. Sì, infatti, sei ballerina come me, quindi in qualche modo balliamo. La sfanghiamo. Esatto. Improvvisate qualcosa. Bene, allora ragazze, in bocca al lupo per questa stagione. Crepi. E crepi. Ovviamente poi vedrete che l'affetto dei nostri telespettatori sarà tantissimo, perché ci seguono veramente, io dico tutti, perché ormai abbiamo avuto in questi anni un grandissimo ritorno, quindi penso che veramente siamo molto molto seguiti e anche apprezzati, perché non è così automatico. In bocca al lupo, ragazze. Crepi. Vi aspettiamo a Guarda chi c'è! Grazie per averci seguito, ringraziamo i nostri sponsor Fano Center, Tecnolegno Tavoli e Sedie, Remax Orizzonti e Cenerelli Parquet. Ringrazio inoltre Leti Fashion di Fano per il mio abbigliamento e quello di Sonia. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me.
una produzione Zarri Comunicazione. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi, con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti, direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. Autoagenzia Buldrighini. Presto, bene e ti conviene. Passaggi di proprietà. Targhe ciclomotori. Duplicati, rinnovo patenti di sede e tanto altro. Buldrighini è in via 27 agosto a Fano. Vuoi cucire e stirare? Claudio Baldarelli ha tutto ciò che serve. Vendita e assistenza tecnica a macchine da cucire industriali e per uso domestico di tutte le marche. Ferri e tavoli da stiro professionali e industriali. Ti aspettiamo in via Furlo 30 a Calcinelli.